Benvenuti e ben ritrovati, siamo in un luogo molto vicino a San Giovanni Rotondo, un altro santuario, il santuario di San Matteo, dove non è la prima volta che noi veniamo e che siamo anche ospitati, come vedrete tra un po' nelle prossime puntate, dai frati minori che ci accolgono sempre con tanta ma tanta cordialità e tanta ospitalità tipica francescana. E continuiamo ancora la nostra riflessione sulla confessione di Padre Pio. Riflessione questa e anche le altre fatte in precedenza che ci vengono in un certo senso stimolate da famoso testo che ormai credo abbiate imparato a conoscere a memoria di fra Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, Lettera ai sacerdoti. Perché stai insistendo tanto su questa pubblicazione che è rivolta ai sacerdoti? Mi ha scritto un nostro telespettatore che chiaramente non è sacerdote. Forse sono cose che riguardano più voi ministri ordinati, quindi i sacerdoti, noi diaconi e altri, anziché noi. Bene, è vero che la nostra televisione non è vista soltanto da ministri ordinati, ma è vista anche da tante, tante persone che sono papà di famiglia, mamme di famiglia, sono laici impegnati, sono giovani. Ma è pur vero che queste cose, pur se si rivolgono direttamente ai sacerdoti nella fattispecie, perché si parla di confessione, bene, insegnano ai fedeli laici e insegnano ai telespettatori a capire meglio il sacerdote. Perché, lasciatemelo dire, noi molte volte puntiamo il dito con molta superficialità contro i sacerdoti. E dovremmo meno puntare il dito e più pregare per loro e più immedesimarci nella difficoltà di questo ministero, perché è un ministero certamente bello, affascinante, avventuroso per alcuni aspetti, ma anche un ministero molto faticoso. Ecco perché ci vuole il sostegno, la preghiera del popolo di Dio a cui la Chiesa manda i suoi ministri, a cui la Chiesa invia delle persone scelte perché possano consumarsi per il loro popolo. Ecco perché continuiamo ancora a parlare di Padre Pio e continuiamo ancora a parlare di Padre Pio e della confessione, come già abbiamo iniziato. Perché attraverso queste riflessioni ciascuno di noi capirà meglio il sacramento della riconciliazione, entrerà meglio in questo mistero che non si potrà mai spiegare a livello umano, ma il ministero della riconciliazione appunto prevede la fede, prevede la preghiera e l'abbandono in Dio. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!